La piaga degli infortuni sul lavoro sembra segnare il passo in provincia di Pesaro Urbino, territorio dove rispetto allo stesso periodo 2023 i dati al 31 luglio scorso indicano una sostanziale parità. A livello regionale invece gli incidenti sono cresciuti dell'1%, in calo le denunce per infortuni mortali passate nel pesarese da 4 a 1. Significa che probabilmente c'è più attenzione da parte, dei datori di lavoro, ma anche degli stessi lavoratori, perché con l'attenzione si riesce anche a diminuire questi infortuni, quindi è un bene per tutti. È vero che crescono, cioè sono diminuiti qualche infortunio, però è cresciuta qualche malattia professionale, e quindi siamo parzialmente contenti, diciamo. Nel pesarese, sul versante malattie professionali, il periodo gennaio-luglio ha fatto registrare oltre 1.000 denunce, 35 in meno rispetto al medesimo periodo del 2023. Non va altrettanto bene a livello regionale, dove le malattie professionali sono aumentate del 14%. I dati fanno riflettere soprattutto nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa a Pesaro dall'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro. La città di Pesaro, quest'anno capitale della cultura, è diventata centro della cultura della sicurezza sul lavoro. Con il sindaco di Pesaro, il dottor Biancani, gli ho proposto di fare uno studio per cercare di far sorgere l'ANMIL di Pesaro, capitale della cultura sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Adesso ci stiamo lavorando, ci stiamo studiando e vediamo se ci speriamo di riuscirci. Quando abbiamo presentato il dossier per candidarci come capitale italiana della cultura, la nostra intenzione non era solo promuovere la cultura in senso stretto, cioè quelli che sono i nostri spazi museali, tutte le iniziative culturali che portiamo avanti, ma invece promuovere una cultura anche della sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche il privato gioca un ruolo fondamentale nel contrasto alla piaga degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Da diversi anni la BCC di Fano, tra i principali istituti di credito del territorio, sostiene il messaggio di sensibilizzazione promosso da ANMIL Pesaro Urbino. BCC di Fano da sempre gioca un ruolo importante nella prevenzione degli infortuni, innanzitutto al suo interno, adottando tutte le precauzioni per tutti i dipendenti e i clienti che frequentano la filiale, e poi ovviamente anche con azioni concrete, come quelle che abbiamo fatto negli ultimi anni, ad esempio quella dei defibrillatori. Sono stati posizionati in ogni nostra filiale, quindi accessibili a tutti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È un aiuto importante, sappiamo quanto sia importante intervenire nei primi minuti. Inoltre anche il tema ESG è importante, la nostra banca ha investito su questo da molto. Noi oggi mettiamo a disposizione dei nostri clienti una piattaforma CRIF, che consente ad ogni impresa di valutare il suo score ESG, e dove naturalmente il tema degli infortuni e il tema della prevenzione sugli infortuni sul lavoro un tema fondamentale. E poi ovviamente anche nelle nostre concessioni del credito. È chiaro che il tema degli infortuni sul lavoro, il tema della prevenzione è un tema fondamentale che la nostra banca da sempre tiene in grande considerazione, agevolando e orientando anche le scelte dei clienti.